C'erano dati Gesù e Maria. Allora ragazzi, vi ho raccomandato prima di tenere le orecchie aperte, dato che abbiamo già tutti le maschere alte. Le avete tenute aperte bene? Che dite del Vangelo di oggi? Che ve ne pare? Com'è Gesù oggi? Un po' arrabbiato. Bravo, un po' arrabbiato oggi. Ma che era successo? Ma secondo voi Gesù è buono oppure no? Porca, è buonissimo, no Gesù? Ma proprio buono buono. Perdona tutti. Sì. Quando si è... Giusto. Chi è che ha detto di no? Quando è che non perdona? Sì, è vero in parte. Quando è l'unica volta che Gesù non perdona? Chi è che non perdona a Dio? Quando noi non siamo i grandi? Per essere perdonati da Dio ci vuole soltanto una cosa. Bisogna? Chiedere perdono. Essere pentiti. Quindi se tu non sei pentito, Dio non ti perdona, ma non è che non ti vuole perdonare, siamo noi che non vogliamo il suo perdono. Insomma, oggi Gesù com'è? Oggi è un po'... com'è? Ma se lo facessi io quello che ha fatto Gesù, secondo voi che succede? Pio la frusta, sbatto tutti fuori se vengono i turisti qua che urlano, che fanno? Mi mandano in galera o mi mandano al manicomio, d'accordo? O chiamano il vescovo e dicono ma chi è sto matto qua? Ma portalo, va avanti, va rinchiuso in qualche monastero. Non si può fare, giusto? E in effetti non si può fare. Attenzione, perché qui c'è qualcuno che ogni tanto, sapete, dice in giro, ah, siccome Gesù ha preso la frusta, attenzione, cosa dice Gesù? Perché gli chiedono, senti un po', avete visto che cosa gli dicono? Per i piccoli è un pochino complicato, no? Gli dicono, senti un po', ma quale segno tu fai per fare queste cose? Cioè, come te permetti di fare sta cosa? Questo è il Tempio di Dio. Tu vieni qua dentro a fare tutto sto macello. Con quale autorità? Cosa risponde Gesù? Sono figlio di Dio. Brava. Non glielo dice direttamente. Loro non capiscono. Dice, lo sapete perché lo faccio? Voi distruggete questo tempio, cioè il mio corpo, e io in 3 giorni lo farò risorgere. Io torno dal cimitero. Lo festeggeremo a Pasqua. Chi è che torna dal cimitero? Dio. Quindi io questo lo posso fare perché io sono Dio. Questa è casa mia. Io non lo posso fare perché io sono un servo. Io sono un prete. Io sono un amico di Dio, speriamo, sono un servitore di Dio. Quindi attenzione, perché ogni tanto qualcuno dice, ah, siccome Gesù ha preso la frusta, qui bisogna farli correre. Gesù se lo poteva permettere, solo lui poteva fare questo gesto, noi no, ok? Che cosa era successo di tanto grave che Gesù ha fatto una cosa così atipica? Avevano trasformato in un mercato il tempio. Mamma mia. Come ti chiami tu? Lo so che ti chiami Giuseppe, però ti chiamo tutti quanti. Avevano trasformato, oh Giuseppe, che succede? Va ammazza tutti quanti. Partecipiamo tutti. Avevano trasformato della casa di Dio in un mercato. Oh, vediamo un po'. Secondo voi questa è la casa di Dio? No? Sì. E di chi è? La casa di Dio. La casa di Dio è il luogo dove Dio abita, no, questa che è una chiesa, ok? Voi sapete che ogni chiesa, quando viene costruita, viene poi consacrata. Quando voi siete stati battezzati, non ve lo ricordate, ma il sacerdote ha messo il ditino in un olio profumato che si chiama il crisma, lo sanno i vostri padrini, e vi ha fatto un segno della croce qui, sopra la fronte. Quando riceverete la cresima, che sarete un'altra volta consacrati, il vescovo o un sacerdote suo delegato metterà sempre il ditino nel crisma. Non lo posso toccare, che se no ci portano in galera per un altro motivo, no? Perché ho ammazzato tutti da tempio. Mi farà un segnetto sulla fronte qui. Quando viene costruita una chiesa si fanno 12 segnetti, adesso qui le hanno coperte, ci sono 12 croci appese nelle varie navate della chiesa e il vescovo fa un segno su ciascuno. Quella chiesa è consacrata, quel momento, quella è la casa di Dio. Quindi che significa? Che a casa di Dio, che cosa si può fare a casa di Dio? Che si può fare? Bravo! A casa di Dio si possono fare due cose. O si parla di Dio, noi stiamo parlando adesso, giusto? Quindi non si dovrebbe parlare in chiesa. Perché stiamo parlando? Perché io e voi stiamo parlando di Dio e delle sue cose. Quindi di Dio si può parlare. Oppure si parla con Dio, cioè si prega. Si può pregare a alta voce, prima della messa abbiamo detto il rosario, quindi si può, oppure nel silenzio, nel nostro cuore, parliamo con Gesù.
Cosa altro si può fare in chiesa oltre a queste cose? Niente. Brava! Come ti chiami tu? Vittoria. Niente. Quindi, cosa si sta... se Gesù ha fatto una cosa così grave, io non la posso rifare, giusto? Però che significa? Significa che questa cosa è importante o no? Se quando viene trasgredita Gesù sfascia tutto, sarà importante? È giusto. Oh. E quindi, quando vengono i turisti qua dentro, bisognerà dirgli visitate la chiesa, ma shh, giusto? Shh, senza disturbare. Non possiamo prendere la frusta, d'accordo? Anche quando voi venite in chiesa in altri momenti, no? Se vedete bene i cartelli, questi non li ho messi, erano messi i parroci prima di me, c'è scritto silenzio, 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 perché questa non è casa nostra, capite? Non è il salotto di casa, a casa nostra facciamo come ci pare, ma qui stiamo a casa che non è casa nostra, questa è la casa di Dio. E qui Dio parla ai cuori di chi ci entra. Vedete che una chiesa deve essere, voi lo sapete che stando a Sermoneta siete fortunati, e questa è una delle chiese più belle di tutta la diocesi. Io ho fatto un video su YouTube, l'ho anche spiegata, perché forse molti di voi non si rendono conto. Qui dentro, quando io andrò via da qui, me lo ricorderò per tutta la vita, perché come si prega qui dentro, io non ho mai pregato da nessuna parte. Secondo me qui dentro sta pieno di sante presenze. Lo sapete che qui dentro ci hanno predicato i santi sermonetani, che in chiesa ce ne andate poco, non voi, eh. Qui sono passati i santi canonizzati. San Leonardo da Porto Maurizio ha predicato il pulpito, mi pare che stava lì, chi l'ha tolto non lo so. San Gaspare del Bufalo è stato qua dentro, forse San Bernardino da Sieno, cioè gente, capito, santi di un calibro non indifferente. Questa è una chiesa consacrata tutta quanta alla Madonna, qui tutto parla della Madonna perché è dedicata a Santa Maria Assunta in Cielo, è un posto stupendo. Però ogni chiesa, anche la più scrausa, è la casa di Dio. Quindi Dio vuole essere amato e onorato nella sua casa, e quello è il luogo, diciamo, privilegiato dell'incontro con Lui. Altra cosa, e poi chiudiamo. La prima lettura. Di che parlava la prima lettura? Dei dieci comandamenti. Qui c'è stata una suggeritrice grande che sta più attenta di voi. Bravo, voi prendete sempre il foglietto. I dieci comandamenti, vediamo un po'. Alzi la mano chi sa i dieci comandamenti, chi ha già imparato il catechismo. In ordine. Vediamo un po', alzi la mano chi li sa. Tutti e dieci li sai. E se ti do il microfono, li dici tutti e dieci al microfono? Veramente? Uno. Non avrai altro Dio fuori di me. Oh, ma i grandi li sanno i dieci comandamenti? Passo il microfono ai grandi? Due. Sei impicciata. Due. Ti vergogni. Due. Due. Ecco Barbara dalla curva. Non? Onora il nome. No, non dire il nome di Dio in vano. Non nominare il nome di Dio in vano. Secondo voi un peccato grave contro il secondo comandamento qual è? Un peccato grave contro il secondo comandamento qual è? Non nominare il nome di Dio in vano. Dai, è facile questo. Bestemmiare. Oh, bestemmiare, mamma mia. Uè. Poi, terzo comandamento. Ricorda di santificare le feste. E come si santificano le feste, secondo voi? Andare a messa. Oh, bravi. Andare a messa e evitare di andare al mercato. Dato che oggi Gesù non vuole che si facciano commistioni tra luoghi sacri e mercati, giusto? Bene. Quarto comandamento. Onore al padre e alla madre. Oh, onore al padre e alla madre. Voi lo mettete in pratica? Guarda che ci stanno chi papà e mamma, un po' di papà e mamma. Tu lo metti in pratica? Aspetta, aspetta, non passiamo, non cambiamo argomento. Uè, onora tuo padre e tua madre. A papà e mamma non si risponde male, eh? Capito? Poi meno che mai si dicono le parolacce, altrimenti... Capito? Perché oggi papà e mamma, io gli devo fare un po' di scuola, perché se io a mia mamma gli rispondevo male, mia mamma c'aveva un dentista che era bravissimo. Ma sai quanto lavoro gli avrebbe dato se gli rispondevo male a mia madre? Perché c'aveva un rovescio, mia madre, in top spin. Chi è che gioca a tennis? Mia madre c'aveva un rovescio in top spin che i denti... Tink, capito? Siccome oggi i genitori sono un po' troppo buoni,
c'è qualche ragazzotto, qualche volta ho sentito che risponde un po' malamente, ma quarto comandamento, mi raccomando, papà e mamma, ricordate sempre una cosa, vi hanno dato una cosa che non gli potete restituire. Voi potreste anche essere i più buoni possibili, potreste fare tutte le cose più belle possibili per papà e mamma, quando diventano vecchi non li sbattete dentro un ospizio, ma li tenete a casa vostra, fate tutte le cose belle, ma la vita non gliela potete restituire, quindi verso papà e mamma noi siamo sempre in debito, tutti, verso il nostro papà e la nostra mamma. Quinto comandamento? Non uccidere. Non uccidere. Ma secondo voi si uccide soltanto col coltello e con la pistola? Oh, quindi secondo voi se può mandare a quel paese qualcuno? Dire, senti un po'. Certo. Eh? Chi è che ha detto certo? Cioè, si può, però c'è una. Ma come certo? Tu sei contento quando lui dice, ma vaffa. No, però ci sono le conseguenze. Sono le conseguenze. No, perché disprezzare profondamente una persona, se voi fate attenzione, se ti dicono una parolaccia a te, brutta, ti fa male, no? O no? Tanto male, a volte proprio tanto male. Quindi tu una persona non la stai uccidendo nel corpo, ma gli stai uccidendo il cuore, gli stai uccidendo, la stai ferendo, no? È come se dessi una coltellata. Quindi Alessandro ce ne dice. Zitto, tu lascia perdere Alessandro. Ok, tu non le dì a nessuno, ok? Mi raccomando, fate i bravi. Non offendete mai nessuno, questo impariamo anche da grande, che siamo in una società, in una cultura veramente, non si offende nessuno. Perché Gesù l'ha esteso il quinto comandamento nel Vangelo. Dice, guardate che fu detto non uccidere, ma io ti dico, se ti arrabbi con tuo fratello, sarai sotto vostro giudizio. Se gli dici stupido al sinedro e se gli dici pazzo al fuoco della Geenna. Ha detto Gesù, eh? Cioè, quando uno fa un'offesa grave al prossimo, commette un peccato grave, non è... O mandare a quel paese e che ce fa? No, no, ce fa, come non ce fa? Ce fa. Sesto comandamento. Non commettere atti impuri. Questo non si può troppo approfondire durante la messa, anche perché siete piccolini, però è un comandamento molto importante che poi dovremo approfondire a suo tempo. Settimo comandamento. Non rubare. Bravo. Ottavo. Bravi, quindi le bugie si dicono? No. No, voi non le dite mai, giusto? Io mai. Io non le dico mai. Mi espongo. Io non dico mai bugie né parolacce. Mai. 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 Ci vuole prova. Se qualcuno mi può dimostrare questo qui, venga. Eccolo. Sì, lo so che uno solo è perfetto, ma le bugie non si dicono. Le cose che sono volontarie, se io decido di non mentire, se voglio, con l'aiuto di Dio certamente, no? Non da soli, possiamo non farlo. È brutto quando diciamo le bugie, perché se io dico una cosa a una persona, quella persona può essere sicura che gli dico la verità. È una cosa bella, anche umanamente. Se tu gli dai la parola a una persona e dico, guarda, io ti faccio questo, tu devi fare verde, quella cosa la devi fare, devi essere fedele alla parola data. Sono cose belle anche da un punto di vista umano. Gli ultimi due comandamenti? Non desiderare la donna d'altri. È il decimo e il nono? Non desiderare la donna d'altri. Ok, quindi vuol dire le cose che appartengono al prossimo, sia le persone che le altre, appartengono al prossimo. Noi ci accontentiamo di quello che il Signore ci ha dato. Ci proviamo a mettere in pratica questi 10 comandamenti? Quindi oggi in due parole Gesù ci dice, mi raccomando, se volete bene al Signore e volete onorarlo, ricordate i 10 comandamenti, e imparate a stare bene dentro la sua casa, dove potete incontrarlo. Così avremo una bella vita cristiana. Siano lodati Gesù e Maria.